Martedì sera, tempo di Carta Bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. E come ogni puntata, l'inizio è tutto di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista che fa il punto sui fatti della settimana, spaziando dalla cronaca alla politica, dall'attualità alle sue riflessioni più intime e personali, il tutto al grido di Bianchina, Bianchina, così come chiama in confidenza la conduttrice. E parlando dei fatti della settimana, non si può che partire dall'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss dei boss, catturato dopo 30 anni di latitanza. E Corona si interroga. Che senso ha avuto la sua esistenza? La vita ha presentato il conto a una persona che ha fatto tanto male. Con tutte le morti che ha causato avrebbe potuto riempire un cimitero. Dunque, lo scrittore aggiunge. Mi ha colpito molto una cosa. Arriva il governo Meloni e Zac. Lo catturano. A quel punto la Berlinguer lo interrompe, sospettando che Corona si riferisca a imprecisati complotti o accordi. Ma lo scrittore la ferma a sua volta. No no, non intendo quello. Io voglio fare un enorme plauso a Giorgia Meloni. La Berlinguer ricorda a Corona come la sfida per la cattura di Messina Denaro sia stata lunga, anzi lunghissima, insomma difficile intestare il merito a qualcuno. Ma Mauro Corona ripete. Voglio fare i miei complimenti alla Meloni, sono serissimo. A quel punto la Berlinguer sospetta ancora che il registro dello scrittore sia ironico, che insomma strizzi l'occhio a un sottotesto scomodo per il premier. Ma niente da fare per Bianchina, Corona nega categoricamente. Il plauso è sincero. Quindi, nel suo monologo, una stoccata alla sinistra, al PD che viaggia verso le primarie. La sinistra deve tornare porta a porta nelle case e nelle fabbriche, lottare contro le delocalizzazioni e aiutare le persone. Eleggere un nuovo segretario, senza fare altro, non serve a molto.